Kia Sportage diventa ibrida, sportiva, spaziosa ed elegante. Ecco la nuova BMW X4 in casa Honda, una CR-V tutta nuova. Kia per la sua quarta generazione di Sportage passa all'ibrido. La versione 2018 del bestseller dell'Ovale Rosso si rilancia infatti con il sistema mild hybrid diesel 48 V. Il propulsore però soltanto una delle novità, le altre sono da rintracciare nel design e l'adozione di tecnologie davvero inedite. Il motore è composto da una batteria da 48 V, uno starter generator e un convertitore in grado di fornire coppia in modalità motore, mentre invece trasforma l'energia cinetica in potenza elettrica quando lavora in modalità generatore. In fase di accelerazione fornisce fino a 12 kW di potenza elettrica, riducendo il carico del motore, le vibrazioni, i consumi, ma soprattutto le emissioni. A controllare il sistema ci pensa una centralina elettrica che monitora costantemente gli stili di guida. Inoltre, grazie alla funzione Moving Stop and Start, se la batteria ha un livello di carica sufficiente, il motore diesel si spegne automaticamente durante le decelerazioni o in fase di frenata. Sul fronte design, la nuova Sportage è più dinamica e sportiva. A bordo, poi, il meglio della tecnologia di Kia. Da Rimini a San Marino, passando per le tortuose strade provinciali, a bordo della nuova BMW X4, auto in grado di unire sportività e spazio alle caratteristiche di un elegante coupé. I sedili sportivi garantiscono un ottimo sostegno anche quando la si porta su ritmi di guida impegnativa. All'interno, dove tutto è focalizzato verso il guidatore, aumenta lo spazio per i passeggeri e anche il carico. La versatilità sportiva è subito evidente, l'assetto posteriore offre una guida gratificante, la trazione integrale controllata elettronicamente distribuisce con precisione la potenza motrice. Arriverà sul mercato in 3 motorizzazioni benzina e 4 diesel, prezzi che variano da 53.850 euro fino a 77.250 euro. Inizia nel lontano 1995 la storia di CR-V, il primo SUV a marchio Honda. Da allora abbiamo visto 4 generazioni fino ad arrivare al 2012, anno nel quale il brand giapponese ha ottenuto il record della categoria a livello globale, segnando oltre 35.000 unità in Europa nel 2017. Ora è il turno della quinta generazione, ribattezzata come la più efficiente della categoria. Ha debuttato al Salone di Ginevra e arriverà nelle concessionarie italiane nelle porte aperte del 20 e 21 ottobre. 2 gli allestimenti sulla 2WD Elegance e Comfort, mentre sulla versione a trazione integrale si può scegliere fra Elegance, Lifestyle ed Executive. Attesa per il 2019 invece la ibrida con un propulsore benzina da 2 litri abbinato a 2 unità elettriche. Le modifiche si concentrano sui gruppi ottici e sulle proporzioni. Il risultato? Un SUV sportivo che al tempo stesso vanta anche un'ottima possibilità di carico. Un occhio di riguardo poi sul fronte aerodinamico. Gli ingegneri hanno sviluppato una carrozzeria molto elaborata nel frontale che, grazie a nervature e feritoie, riduce di molto il coefficiente complessivo. CR-V è disponibile con un solo propulsore benzina VTEC a iniezione diretta, un 1500 da 173 cavalli e 220 Nm di coppia, con il cambio manuale a 6 rapporti anche a trazione anteriore, e da 193 cavalli con la trasmissione a 4 ruote motrici, come optional, poi anche la terza fila di sedili.